intanto siamo partiti subito alla grande, un bel primo tempo, i primi 20 minuti direi anche veramente bene, poi però l'Arcella ha preso le misure e poi abbiamo anche sofferto. Sì, diciamo che le temperature sono ancora abbastanza alte, quindi si fa fatica a livello atletico. Direi che è stata una partita equilibrata, appunto siamo partiti bene, gestendo bene il gioco, avendo anche qualche occasione per rompere il ghiaccio alla partita. Però poi sì, la fatica si è un po' fatta sentire e hanno preso un po' il pallino del gioco loro. Direi che alla fine tutto sommato un pareggio ci può stare, poteva essere sbloccata sia da parte nostra che da parte loro. Ovvio che sì, siamo ancora all'inizio, dobbiamo ancora lavorare tanto, entrare in forma dal punto di vista atletico e col tempo le energie arriveranno fino al 90esimo, dai. Cosa manca secondo te ancora a questo Mestino Lubano per andare proprio, perché oggi siamo sempre bravi dalla difesa eccetera, ma poi verso, quando andiamo verso l'attacco siamo sempre un po'... Sì, diciamo che dobbiamo lavorare anche sulla fase conclusiva, quindi essere un po' più concreti, essere un po' più pericolosi davanti, quando arriviamo nella tre quarti fare un cross, una giocata che impensierisca, diciamo, la difesa o che ci permetta di fare gol, perché tante volte siamo arrivati nella tre quarti ma non abbiamo mai fatto nulla di concreto, non ci siamo mai resi pericolosi e aver fatto una vera occasione da gol. Quindi dobbiamo lavorare lì e sono sicuro che comunque con i giocatori che abbiamo possiamo far bene e arriveranno con il tempo. Nicolò, ormai sei una conferma del nostro Mestino Lubano, della nostra difesa, sei negli ultimi 2 anni veramente passi giganteschi tuoi, hai ormai veramente una concretezza nella difesa che non è indifferente. Come e quanto può crescere ancora questo Nicolò? Intanto sicuramente devo ringraziare il mister e lo staff per questi anni e oggi è stato importantissimo secondo me non prendere gol, che è stato un passo in avanti rispetto alla settimana scorsa. Ora Sanniti però ci ha messo del suo. Ci ha salvato in 2-3 occasioni, infatti bravo anche lui e niente, è una cosa di reparto e di squadra non prendere gol sicuramente. Intanto ti faccio complimenti personali per la partita che hai fatto oggi, ti ho visto veramente fare fuoco e fiamme sulla destra, soprattutto qua nel finale, ne avevi ancora malgrado questo caldo. E dove va questo Arcella, dove vuole andare quest'anno? Diciamo che dall'anno scorso abbiamo cambiato tanto, siamo... rimasti in 5-6 dell'anno scorso, c'è tanto da mettere a posto, abbiamo anche tutto lo staff nuovo, bisogna fare un po' di amalgama, però siamo tanti giovani, bisogna entrare in ottica prima squadra, però c'è tanta voglia di far bene, si cerca di seguire quello che il mister chiede durante la settimana e la domenica si prova a mettere in pratica come oggi. Abbiamo avuto magari tante occasioni, non sono entrate, però quando non si prende gol è sempre una cosa positiva. E oggi avete trovato un Corasanniti in gran forma. Ha fatto dei bei interventi sicuramente, anche loro hanno avuto delle buone occasioni, anche il nostro portiere Luca Berto ha fatto il suo come sempre. È stata una partita molto in equilibrio, poteva sbloccarla sia una sia l'altra, però dai, va bene così un po'. Sicuramente quei 3 punti della prima, a noi va sicuramente meglio così. Poi vincere aiuta sempre a vincere, quindi fa sempre bene, però... visti i 3 punti della partita scorsa, no, non fa male neanche il pareggio.